Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Fisco controlli per due autonomi su 100, insomma il 30% degli evasori scoperti non paga, risultati incoerenti con la gravità del fenomeno. La Corte dei Conti avverte che strumenti e modalità operativi a disposizione delle entrate non sono in grado di determinare una significativa riduzione dei livelli di evasione. Continua a calare il rapporto tra accertamenti e numero di contribuenti e in metà dei casi il recupero virtuale è inferiore a 1.500 euro. Spesso alla fine l'erario non incassa nulla. Nel 2019 è finito così il 42% degli accertamenti sulle piccole imprese per un valore di 4,6 miliardi. Aumenta l'utilizzo delle banche dati, ma è ancora insufficiente. Coronavirus, il presidente Sergio Mattarella alla commemorazione per le vittime di Bergamo ha detto riflettere seriamente sugli errori da evitare e di ripetere. E qui l'Italia che ha sofferto e che è stata ferita. Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime al cimitero monumentale con la deposizione di una corona. La mia partecipazione vuole testimoniare la vicinanza della Repubblica ai cittadini di questa terra così duramente colpita. Bergamo oggi rappresenta l'intera Italia, il cuore della Repubblica, ha detto. Trappola Siria, il Covid uccide, la ripresa dopo 9 anni di guerra, impoveriti ed esuli, insomma, il debole c'è stato il fuoco per pre-pandemia, aveva spinto, scusate, i profughi a tornare, ma il dittatore Bashar al-Assad respinge i rientri. Intanto il virus blocca aiuti e affari, affamando la popolazione e il Libano in crisi non aiuta. Regionali Liguria, 5 Stelle dicono dopo i confronti con il centrosinistra riteniamo che Massardo sia la scelta migliore. I 5 Stelle con una nota invitano le forze di centrosinistra a convergere sul professore universitario come sfidante di Giovanni Toti. Non si comprende dunque per quale ragione vi siano ancora titubanze e resistenze a abbandonare particolarismi, dicono, ma Leo dice è inaccettabile, le forzature non servono. Falso miele cinese invade l'Italia, produttori in ginocchio, l'allarme dice costa troppo poco, è creato con sciroppo di zucchero e senza api, ha una spesa di produzione di un euro contro i quasi 4 di quello tradizionale, viene realizzato mediante manodopera umana che si sostituisce agli insetti e alla loro azione impollinatrice e soprattutto non risente della crisi. Il prodotto che arriva da Pechino sta mettendo a repentaglio la filiera italiana. La CIA dice che concorrenza sleale è un alimento realizzato con metodologie di produzione non conformi alle norme europee. Notizie da Napoli e dalla Campania. Incidente stradale, muore giovane in scooter. Era in scooter con un amico Giuseppe quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è andato a schiantare contro alcuni paletti. L'amico è rimasto ferito ad una gamba mentre il quindicenne ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. A nulla è valso il trasporto al San Giuliano di Giuviano, dove è avvenuto il decesso del giovane. Non preoccupano invece le condizioni di salute del ferito. Dramma in spiaggia, muore turista sotto gli occhi dei bagnanti. Sembrava una giornata come un'altra nella spiaggia di Chiaia a Forio. La paura del Covid sembrava svanita. La spiaggia era affollata, nulla lasciava presagire sul dunque quello che poi sarebbe successo. Un 74enne turista napoletano ha perso la vita mentre stava facendo il bagno in acqua, stroncata da un malore improvviso, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Notizie da Treviso e dal Veneto. Incendio notturno nel parcheggio della concessionaria JP a Vedelago, distrutta una Land Rover, danneggiate una Mercedes e una Dacia. Stanno indagando i vigili del fuoco e i carabinieri. San Fior, Mattia muore nel sonno a 18 anni, tragedia sabato pomeriggio in casa da Ross, i genitori l'hanno trovato esanime in camera. Mancano 1.000 insegnanti, piano scuola insostenibile, hanno detto. CGIL denuncia le nuove norme che si scontreranno con le carenze negli organici. Moretti ha detto a settembre si ripartirà con 600 supplenti, ma non basteranno. Lite, ferisce il rivale con un forcone, è stato arrestato. Violenza mansuè in manette, un senegalese accusato di lesioni gravissime. La vittima finisce in ospedale con un profondo taglio all'aorta.
Nella marca servono spazi per 8.000 studenti, via la ricognizione in provincia. Nelle superiori la situazione è critica. Nel capoluogo, insomma, sono al lavoro per riorganizzare le medie e ci sono meno problemi alle elementari. Notizie dal Friuli Venezia Giulia e prima di passare alla lettura delle notizie diamo spazio alla nostra amica Sabrina Ciccotti, che è nostra inviata di Udine. Per quanto riguarda le notizie sul posto, ascoltiamola. Sabato 27 giugno 2020, nel comune di Cassacco, verso le ore 19, sulla strada statale 13 Pontebana, si è verificato un grave incidente stradale in prossimità di un incrocio con semaforo. Sono state coinvolte due autovetture e uno dei due conducenti ha avuto la peggio, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Al momento la persona ferita non risulta essere in pericolo di vita. È tutto da Udine. Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, grazie a Sabrina Ciccotti e riprendiamo con la lettura delle notizie. Con l'auto fuori strada, insomma, una giovane donna è incastrata, un incidente nella serata di ieri lungo la viabilità che porta dalla rotonda di Angoris a Medea. Un incidente verso le 21 di ieri sera, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti di una pattuglia della Polizia di Stato intervenuti per rilievi e viabilità. Una giovane donna ha perso il controllo della sua auto ed è rimasta incastrata a seguito dell'impatto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Gorizia ha una magnolia per ricordare e ringraziare, una cerimonia al Parco della Rimembranza, accompagnata dal sax di Luca Capizzi che suonerà il silenzio. A 4 mesi esatti di distanza dalla scoperta del primo caso a Gorizia, primo anche in Friuli Venezia Giulia, ho voluto organizzare una cerimonia al Parco della Rimembranza per ricordare le tre vittime goriziane e per ringraziare i tanti che in questo periodo hanno lavorato incessantemente per aiutare chi si è trovato in difficoltà. Sono trascorsi 4 mesi eppure sembra sia trascorsa una eternità. Questo lo dice il sindaco Rodolfo Ziberda. Smarrisce il sentiero scendendo dal monte Quarnan, recuperato un settantenne che aveva perso l'orientamento e aveva lanciato la richiesta di aiuto. Si è conclusa circa le 21 l'intervento di soccorso sul monte Quarnan, dove un escursionista, un settantenne di Udine, aveva smarrito il sentiero lanciando una richiesta di aiuto. L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori e scortato per alcuni metri a piedi lungo il sentiero finché, essendo quest'ultimo diventato più ripido, scivoloso e sdrucciolevole, si è deciso di approntare la barella e adagiare l'uomo su di essa per gli ultimi 150 metri che lo separavano dalla strada. L'escursionista era estremamente affaticato e ha fatto bene a chiamare i soccorsi in tempo, prima dell'arrivo della pioggia e dell'oscurità che avrebbero reso le operazioni più complesse e rischiose. Incidente con il quad si schianta contro un albero, è successo nella prima serata di ieri a Corniolo di Porpetto. Grave l'uomo alla guida, un noto esercente della zona. Insomma, il noto esercente di Porpetto è rimasto ferito in maniera seria nella prima serata a seguito di un incidente accaduto a Corniolo di Porpetto tra Via della Vittoria e Via Lancieri d'Aosta intorno alle 19. Spara alla moglie e poi si toglie la vita. Tragedia, insomma, ieri mattina ad Abano Terme. La donna, 69 anni, originaria di Luce Vera, versa in gravi condizioni all'ospedale. Una tragedia, appunto, ad Abano Terme, in provincia di Padova. Un uomo di 85 anni, Ottorino Pellegrino, originario di Padova, ha impugnato la sua arma da fuoco, una pistola calibro 7,65, e ha esploso un colpo in direzione della moglie, ferendola in pieno petto. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.